Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati al consueto appuntamento con l'informazione locale su Radio Telaperino Parma in collaborazione con TG Parmense. Un grande disagio presso la stazione di Borgo Taro. Da 6 mesi l'ascensore non è più in uso. Grandi problematiche per le persone in difficoltà che non possono usufruire del servizio ferroviario. Non recatevi ad utilizzare il treno a Borgo Taro se avete difficoltà motorie. È questo il messaggio che sembra emergere dopo oltre 6 mesi di chiusura dell'ascensore della stazione ferroviaria che conduce ai binari. L'allarme si era già presentato nel luglio dell'anno passato, quando era in corso il cantiere della durata di circa 2 mesi per lavori di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria tra le stazioni di Pontremoli e Berceto. Al termine di quel cantiere di reti ferroviarie italiane, a metà luglio 2022, pendolari e turisti si erano ritrovati una bella sorpresa. Ascensori chiusi e inutilizzabili, nello specifico quelli che portano ai binari 2 e 3 e ai binari 4 e 5. Un bel problema per chiunque avesse difficoltà motorie, che può solo sperare che il proprio treno arrivi sul binario 1 per potervi salire facilmente. In alternativa agli ascensori si può sempre usare la pedana in asfalto, che rende meno isolati i binari 2, 3, 4 e 5, ma anch'essa non è di comodo utilizzo. Inoltre, il convoglio regionale che parte da Parma alle 18:52 è solito arrivare a Borgo Taro al binario 4, dove il marciapiede è più basso della pedana. In assenza dell'ascensore, qualsiasi persona con anche solo problemi di deambulazione fatica a portarsi fuori dalla stazione, nonostante a quell'ora il binario 1 sia quasi sempre libero e inutilizzato, e sarebbe sicuramente molto più comodo. Il problema è tornato di attualità dopo le proteste dei pendolari sui social, indignati dai numerosi mesi di inattività e assenza di lavori dopo la chiusura. Carnevale invernale bedognese. Ascoltiamo le parole del sindaco di Bedogna, Giampaolo Serpagli, per alcune delucidazioni. Siamo col sindaco di Bedogna per parlare del carnevale. Finalmente, dopo 3 anni di stop al carnevale, peraltro con uno stop al carnevale particolare perché tutte le mamme e i genitori si erano preparati, avevano tutti i vestiti pronti e poi si è dovuto fermare causa pandemia. Quindi magari hanno pensato di recuperare i vestiti di 3 anni fa, ma probabilmente i bambini sono cresciuti e non ci stanno più. Quest'anno si riparte, da quello che ho capito, in che modo si riparte e come è organizzato. Ma noi abbiamo avuto un colloquio con il preside i primi giorni dell'anno 2023 per capire un attimo come la scuola si voleva muovere. Il preside, insomma, ci ha comunicato che le insegnanti, insomma, erano ancora preoccupate per il Covid e che quindi non avevano intenzione, insomma, di fare le loro solite organizzazioni, quindi insieme ai genitori. Noi abbiamo convocato subito il sabato seguente, quindi il primo sabato dell'anno, i genitori, i rappresentanti dei genitori, e con loro abbiamo concordato che, insomma, poteva farsi la nostra manifestazione. Io ero molto preoccupato perché comunque 3 anni sono tanti, è una tradizione per la nostra comunità molto importante e sentita, e ci tenevo a farla ripartire. 45 anni che è organizzata dalla scuola, che la state portando avanti, sono mica bruscolini, insomma. Sono tanti tanti anni, io sono stato anche un alunno di una delle, dei due insegnanti che erano partiti nell'organizzazione di questa manifestazione, quindi ci tengo anche particolarmente dal punto di vista personale, anche se non sono molto carnevalesco. Però, insomma, i genitori devo dire che con molto entusiasmo sono già partiti, hanno un po' raccolto le adesioni, che non saranno naturalmente il totale dei bambini, anche perché non è un progetto didattico, ci auguriamo che per il prossimo anno lo Si rischia sia, di anche se partire come i santi con le solite modalità, certo. quest'anno nel piano di offerta formativa era stato inserito, avevamo concordato con il preside di inserirlo, ma poi giustamente insomma, la scuola ha fatto le sue scelte. Borse, cappelli, scarpe, pantaloni, giacconi e perfino un ombrello è il bottino che è stato trovato all'interno di un'automobile dai carabinieri di Fidenza intervenuti a seguito di 5 furti nei negozi all'interno dell'outlet di Fidenza Village.
Una quarantenne albanese gravata da diversi precedenti di polizia residente in provincia di Piacenza è stata arrestata con l'accusa di furto aggravato. Il tutto iniziò quando alcuni commessi di un negozio di scarpe dell'outlet hanno richiesto l'intervento dei militari dopo che l'addetto alla vigilanza aveva sorpreso la donna a rimuovere il dispositivo antitaccheggio da alcune calzature. Sul posto intervenirono la pattuglia della stazione di Fidenza e la donna fu sottoposta ad accertamenti che consentirono di rinvenire all'interno della sua vettura la merce rubata dagli espositori di diversi negozi, dal valore complessivo di oltre 1.000 euro. Durante la perquisizione è stata trovata e sequestrata una forbice utilizzata per tagliare i dispositivi antitaccheggio. La quarantenne, dopo le formalità di rito su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata arrestata per furto aggravato e trattenuta presso le camere di sicurezza. Il Castello di Bardi comunica la sua apertura nel weekend del 21 e 22 gennaio. Le sezioni museale e altre parti dedicate invece aperte tutto l'anno. Sentiamo di più. Castello di Bardi è aperto sabato 21 e domenica 22 con orario continuato dalle 11 alle 17:30. Sono invece aperte durante tutto l'anno le cinque sezioni museali del Castello di Bardi: il Museo archeologico, la Mostra Arti e Misteri, Mostra Cartolina delle Valceno, il Museo della Civiltà Valligiana e il Museo della Fauna e del Bracconaggio. Ricordiamo inoltre che è esposto il trittico dell'artista Roberto Peroncini, donato al Comune di Bardi e custodito nel Castello di Bardi. Lo staff del Castello di Bardi è inoltre a disposizione per darvi informazioni sui luoghi più suggestivi da visitare e le prelibatezze da gustare. Giampaolo Mancini e l'apertura della sua nuova macelleria a Varano de Melegari. Sentiamo di più e ascoltiamo le sue parole nel servizio di Isabella Bozzuffi. Buonasera a tutti, ci troviamo a Varano de Melegari nella macelleria che ha appena aperto insieme al titolare Giampaolo Mancini. Allora, dunque, ti sei spostato da Collecchio a Varano. Raccontaci com'è venuta l'idea e io vedo, magari ci fai vedere anche qualche tuo prodotto, perché ho visto che oltre alla carne ci sono anche tante altre cose. Partiamo da. Dall'inizio noi siamo partiti da Collecchio e avevamo due macellerie. Abbiamo puntato su della qualità di carne, diciamo, a chilometro zero. Le nostre carni vengono dalle stalle di Castagneto, vicino a Palanzano, e diciamo, collaborando con questi allevatori abbiamo creato una sinergia e vi proponiamo delle carni nostrane, italiane. Gli insaccati li prepariamo noi, il maiale viene da Colorno per dire da Sassi, i vitelli sono italiani, cuciniamo, perciò abbiamo la cucina e produciamo noi della gastronomia, della piccola gastronomia, e insomma siamo sempre pronti a tutte le richieste che ci vengono poste. Parlavamo quindi di prodotti a chilometro zero, perciò prodotto italiano, quindi garanzia. E ci dici qualcosa in più? Adesso io vedo pezzi bellissimi. Magari, non so, il vostro pezzo migliore. Il nostro pezzo migliore, diciamo che comprende un po' tutto l'animale, perché adesso per dire stiamo macellando delle piemontesi, sono delle scottone che hanno 22-24 mesi, perciò delle femmine come tenerezza sono migliori che i maschi, insomma delle qualità diverse. Abbiamo, adesso è sera, magari non c'è tutto, ci sono i filetti, le costate, o ci saranno le fiorentine, oggi sono finite, i bolliti, che specialmente in questo periodo vanno molto, e poi diciamo di conseguenza si può creare di tutto, da un arrosto, da un brasato, da degli spezzatini, si può fare di tutto, diciamo. Allora, abbiamo visto i prodotti principali, quindi la carne, ma anche un po' di gastronomia. Nuovi prodotti per il futuro? Sì, nuovi prodotti, proporremo anche la carne equina,
che diciamo nelle zone limitrofe non è fornita, perciò ci attrezzeremo per dare anche questo servizio. Benissimo, allora noi ringraziamo Giampaolo Mancini, gli Grazie. facciamo un grande in bocca al lupo perché ricordiamo che a Varano de' Melegari mancava una macelleria. E da Varano de' Melegari è tutto, Isabella Bozzuffi per TG Parmense ed RTA. È scaduto l'affitto per le chiese ortodosse di Mosca in Ucraina. Sentiamo di più nel servizio di Claudio Bertani. Abbiamo tanti, tanti chiese antichissimi, ortodossi a Ortodosso. Kiev, anche quella Laura di Kiev, famosissima, che hanno occupato la chiesa russa, perché noi fino adesso abbiamo la chiesa ortodossa russa anche, della Mosca si chiama, la chiesa ortodossa della Mosca. E proprio il 31 di dicembre questo anno scaduto l'affitto, perché loro come hanno affittato? Ho capito. Hanno Quindi affittato la chiesa. scaduto l'affitto e il 31 di dicembre il nostro Capo della vostra chiesa. capo di città di Kiev hanno attaccato avvisi che l'affitto Scade. scaduto, hanno avvisato e non abbiamo intenzioni di Di prolungare. rinnovarlo. Ho Quindi capito. adesso c'è questo problema per loro, perché il nostro governo e anche la gente vuole riprendere, perché questo per noi come patrimonio culturale Vostro, certo. nostro, che ce l'ha tanti, dove nostro Vladimir, dico, quando ha Quello era prima. battezzato per prima volta primi cristiani in Ucraina, in nostra terra, a Kiev, proprio In quella in chiesa. questa laura che è vicino al fiume Dnieper, che hanno trovato anche posto, c'è cioè posto dove uscivano per battezzarsi, una cosa molto per Molto noi bello. molto personale. Invece la Russia vorrebbe tenere, però questo è un altro discorso molto, molto profondo. La nostra inviata Monica Pellerano negli Stati Uniti dall'Arizona ci parla delle banche self-service. Durante il periodo Covid io credevo che questa fosse una soluzione per potersi recare in banca e svolgere le normali operazioni, no? Come clienti di una banca, così senza avere contatti eventualmente con le persone. In realtà scopro che questo sistema è in essere da molti anni qui negli Stati Uniti ed è una sorta di drive-in. Quindi drive-through, dove le operazioni bancarie le svolgi stando in macchina. E vi voglio mostrare come, perché lo trovo un metodo molto veloce, pratico e anche, diciamo, fra virgolette, così conveniente, soprattutto se piovesse. Qua in Arizona non abbiamo neanche quel problema di dover scendere dalla macchina e bagnarsi, eccetera. Però, insomma, trovo che sia una curiosità che mi piace mostrare e che è in essere da molti molti anni. Adesso mi avvicino alla mia posizione e poi vi spiego come succede, come funziona tutto ciò. Vedete che c'è un tubo collegato all'interno della banca. Adesso io suonerò, spiegherò al microfono cosa voglio e qualcuno provvederà a me. Intanto vi faccio vedere che devo recuperare questo tubo. È un po' così, però comunque adesso mi allungo, recupero il tubo, inserisco all'interno del tubo il mio assegno, la mia patente, chiudo il tubo, lo vado a posizionare in questo tubo. E spedisco, vedete? Ecco, recupero il tubo e praticamente
ho fatto con due mosse l'operazione che volevo fare. All'età di 100 anni è andato avanti Enrico Chiapponi, il gruppo Alpini di Medesano, decano dei Reduci di Russia, classe 1922, della divisione Iulia, 61esima compagnia del battaglione Alpini Gemova. Si salvò nella tragica battaglia di Nikolaevka, nonostante una grave ferita al braccio sinistro, provocata da una scheggia di granata. La redazione di TG Parmense e Video Tare si unisce al dolore di parenti e conoscenti. Il rosario si terrà domenica 22 alle ore 20:30 nella chiesa Felegarese e il funerale lunedì 23 alle ore 15. Vediamo ora le previsioni meteorologiche per il nostro fine settimana a cura di Francesca Leoni. Bentrovati con il consueto appuntamento delle previsioni meteo per il fine settimana. A Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La massima registrata sarà di 2 gradi e la minima di meno 11, venti deboli. Allerta meteo ghiaccio. In Valceno, nubi sparse alternate a schiarite, non sono previste piogge. La massima sarà di 3 gradi e la minima di meno 12, venti deboli. Allerta ghiaccio. In Valtaro, giornate in prevalenza poco nuvolose, non sono previste piogge. La massima sarà di 5 gradi e la minima di meno 7, venti deboli. Allerta ghiaccio. In Alta Valle, nubi sparse alternate a schiarite, non sono previste piogge, la massima sarà di 6 gradi e la minima di meno 4, venti moderati. Allerta meteo, ghiaccio. Grazie per averci seguito, Francesca Leoni, TG Parmense. Le notizie di oggi finiscono qui, adesso un po' di pubblicità e dopo la parte del nostro telegiornale che si occupa di cultura, curiosità, arte e sport. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Al Molino Market abbiamo rinnovato lo scaffale dei vini, ampliato i prodotti del territorio e aggiunto prodotti ecologici per la pulizia della casa e della persona. Bombole del gas ed edicola sempre presenti. Aperti tutti i giorni dalle 8 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Elettromeccanica Walfer, alle Mignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano nelle Gari e Varsi. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Voi vi direte, come sono i prezzi da Baudassi nel 2023? Sono sempre più bassi. Un esempio, macchina caffè espresso con cialde ad euro 59, cucina a legna nordica a partire da 599, cassettiera portutensili T-Torque ad euro 189. Ditemi voi, Baudassi, i prezzi sono sempre più bassi. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Corridoni 38. Mora Noleggi a Fornovo Taro, escavatori cingolati da 8 fino a 70 quintali, trivelle idrauliche e tanto altro. Telefono 0525 22 34.
Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia. Qualità senza compromessi. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Ottica San Viti, il benessere dei tuoi occhi e la cura della tua immagine. Specializzati in visione binoculare, lenti orto K, montature personalizzate. Ottica San Viti a Ramiola. Intervista alla professoressa Galluzzi dell'Istituto Tecnico Economico FM. Sentiamo che cosa propone questo corso e di cosa si occupa nel servizio di Greta Piscina e Giuliano Capece. In compagnia della professoressa Galluzzi, responsabile del corso dell'Istituto Tecnico Economico FM, e vorremmo sapere di che cosa si occupa questo indirizzo e quali sono le materie principali. Ecco, al termine di questo percorso dell'indirizzo tecnico-economico AFM, che significa amministrazione, finanze e marketing, con curvatura SIA, sistemi informatici aziendali, i nostri studenti possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o proseguire gli studi presso tutte le facoltà universitarie. I nostri ragazzi rispondono alle esigenze delle aziende in quanto studiano l'economia aziendale, il diritto, l'informatica, due lingue straniere, l'inglese nel corso del quinquennio e il francese nei primi tre anni di questo percorso. Vengono svolte anche attività di simul'impresa e nel corso del triennio un percorso di alternanza scuola-lavoro che prevede lo svolgimento di 150 ore di stage nelle aziende del territorio, presso le associazioni di categoria, gli studi commerciali e gli enti pubblici. In questo modo i nostri ragazzi hanno la possibilità di applicare nel mondo lavorativo le conoscenze imparate appunto sui banchi di scuola. I nostri ragazzi conseguono anche una buona cultura di base, infatti approfondiscono anche le discipline umanistiche e le discipline scientifiche. Infatti si inseriscono facilmente anche nei percorsi universitari, in particolare nelle facoltà di giurisprudenza, economia, informatica e anche nelle facoltà di lingue straniere. Molti dei nostri ragazzi si iscrivono anche ai percorsi forniti dagli istituti tecnici superiori. Siamo in compagnia di Martina che frequenti la classe. La prima E. E vorremmo sapere come mai hai scelto proprio questa scuola e come mai a Borgotaro. Ho deciso di scegliere questa scuola perché mi sembrava una scuola avendo una realtà più piccola dove gli insegnanti ti possono seguire in modo migliore, perciò c'è una possibilità maggiore di apprendere perché le attenzioni, essendo una classe ridotta, sono molto più concentrate. Io vengo da una scuola molto grande e mi sono trasferita qui da qualche mese e ho notato tante differenze. In primis i vari progetti che svolgiamo, come diceva precedentemente la mia insegnante, sono tutti e tre basati sulla sostenibilità. Ho scelto questa scuola perché ha tantissimi sbocchi lavorativi. Ci sono state appunto inviate dalla Camera di Commercio delle slide dove spiegavano appunto che i ragazzi che escono a questo corso sono i più ricercati del mondo del lavoro, avendo appunto tante conoscenze, e tutte le persone recentemente uscite da questa scuola al momento lavorano in uffici o in aziende. Domani, sabato 21 gennaio, alle ore 21, in Pieve Romanica, concerto del coro alpino Monte Orsaro, diretto da Stefano Bonnini, organizzato dal gruppo Alpini di Fornovo in collaborazione con i commercianti. Ingresso ad offerta.
Aperte le iscrizioni per la seconda edizione di Gravel Gourmet, la manifestazione per pedalare con gusto, allo scoperto dei territori e delle ricchezze enogastronomiche dell'Unione Pedemontana Parmense che si svolgerà il 13 e il 14 maggio 2023. Gravel Gourmet è un evento promosso dall'Unione Pedemontana in collaborazione con Equipe Trail MTB. Sabato 21 maggio, prima edizione Gravel Gourmet. I programmi per questa sera saranno alle ore 20.35 salute e società, alle ore 20.50 video station, alle ore 22.30 balla che ti passa e a mezzanotte rivediamoli. Ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere rimasti con noi anche questa sera, vi ricordiamo il prossimo appuntamento domani alle 19 sul canale 89 e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.